Allora, ciao a tutti, sono qui con Arianna che è la social media manager di Flowi. Come va? Ciao, ciao Vittorio, bene, finite le ferie, si torna a lavorare, quindi insomma un po' di tristezza c'è, ma abbiamo già un sacco di cose in forno, quindi siamo già partiti alla grande, ecco. Tra l'altro io stamattina, casualmente, ho guardato il video di Emma Loru, proprio che è l'ultimo video di Emma Loru, quello in cui parlava della sua esperienza del paracadutismo, in cui alla fine proprio c'era la parte in cui riceveva la call da parte del vostro CEO e insomma diceva che state preparando questo documentario che vedrà la sua partecipazione tra gli altri. Esatto, sì, abbiamo ingaggiato lui con Progetto Happiness con Klaus e hanno 3 mesi per farci un documentario stratosferico, ma sappiamo che loro insomma ce la faranno al 100%, anzi più li sfidi più danno il loro meglio, quindi non vediamo l'ora di vedere cosa ci porteranno. Ecco, a proposito di questo, io ho notato, piccola precisazione, appunto, Flowi è una banca, una fintech, nata da relativamente poco tempo, da poco più di un anno. Esattamente, in realtà non ci definiamo banca, ma noi siamo una email e non ci piace chiamarci banca, è una cosa che insomma nel nostro tone of voice la nostra copywriter mi picchierebbe forte. Siamo un co conto di pagamento online, proprio detto perfettamente, conto di pagamento online. Io quello che ho notato da quando siete nati, perché vi ho seguito, ho fatto anche un video a proposito di Flowi sulla vostra strategia di marketing, è che voi avete da subito, dal primo momento, collaborato con tanti, non li definirei influencer, quanto piuttosto proprio content creator, gente che diciamo, grazie al web ha costruito il proprio lavoro e ha costruito anche una piccola o grande community. Certo, guarda, devo dirti che per noi è stato fondamentale l'aiuto dei talent, noi non li chiamiamo influencer ma creator, talent, perché? Perché noi non andiamo a cercare, chiamiamolo così, il semplice influencer che si limita a fare le ADV sui social, ma cerchiamo persone che abbiano dei talenti, che abbiano delle vocazioni, che abbiano delle passioni e che creino contenuti parlando delle loro passioni. E Emma Loru è stato proprio il primissimo, nel senso che Emma ci ha colpiti fin da subito. Dapprima su YouTube, appunto, che lui in pochissimo tempo ha superato i 100.000 iscritti, in po poco meno di un anno, mi sembra, quindi ha avuto un exploit pazzesco. E ci è piaciuto perché? Perché lui arriva da un fallimento. Lui aveva un'agenzia pubblicitaria, un'agenzia che appunto produceva filmati per le pubblicità, eccetera, che ha fallito. E lui è riuscito a tirarsi fuori da questo fallimento al meglio, dicendo: prendo il mio talento, la mia passione e faccio il mio, vado dritto, non me ne frega niente degli altri, delle agenzie, chi se ne frega, vado io e faccio io. E quindi ha ripagato poi alla fine questo buttarsi nel vuoto, no? Perché adesso insomma è un videomaker affermato, direi che come storyteller è tra i migliori forse che abbiamo in Italia. I suoi video possono piacere, possono non piacere, ma il suo modo di raccontare le storie ti prende, cioè ti coinvolge da subito, no? E quindi è per questo che Ema ci ha conquistati immediatamente. Già dall'anno scorso abbiamo fatto insomma, un po' di cose con lui, un po' di attività, tra cui la raccolta plastica, la primissima raccolta plastica sulla spiaggia di Genova con Ivan, che è il nostro amministratore delegato, e da lì diciamo che ci ha subito convinti e quindi con lui siamo già da più di un anno, esatto, in collaborazione. Nonché anche con Klaus, appunto, che è uno dei suoi migliori amici, diciamo, e poi anche con Giuseppe, che è quel matto di Progetto Happiness che va in giro a fare cose folli costantemente, anche lui. Sono 3 personaggi abbastanza interessanti. Ecco, allora, diciamo, proprio su questo io ti volevo fare una domanda, perché da un lato solamente questi 3 personaggi, Klaus, Emma Loru, Progetto Happiness, appunto definirli influencer è riduttivo, sono quasi degli artisti in un certo senso. Dall'altro però è chiaro che un'azienda, benché sia un'azienda purpose driven come la vostra, ha determinati obiettivi, possono essere di fatturato come possono essere altri obiettivi. Voi, diciamo, come strutturate le campagne, chiamiamole volgarmente, di influencer marketing e soprattutto qual è la differenza rispetto alle classiche ADV che comunque come tutte le aziende fate sui social? Cioè avete degli obiettivi diversi oppure in qualche modo entrambe hanno un obiettivo di conversione?
Ma allora, guarda, partiamo dalle basi. Magari tu le sai già, ma insomma, magari c'è qualcuno che non le conosce perfettamente. Diciamo che in linea di massima sono due gli obiettivi quando si fanno delle campagne di questo tipo: l'awareness e la conversione, quindi la conversion. L'awareness significa pura reputation del brand, quindi semplicemente magari, che ne so, può essere acquisizione follower su Instagram, può essere aumento dell'engagement sul nostro profilo, quindi aumento dei like, delle condivisioni, far conoscere il brand ai possibili appunto utenti. Ma l'obiettivo in quel caso non è far aprire i conti, è proprio far conoscere che Flow esiste e che cosa fa. L'altro obiettivo invece, che è ben diverso ed è molto più difficile della pura awareness, è la conversione. La conversione è l'apertura del conto per noi, chiaramente, che per noi ha un costo. Ogni conto che apriamo ha un costo per noi, chiaramente non è gratuito. E quindi le campagne sono basate principalmente su appunto awareness e conversione. Alcune sono solo una e solo l'altra, altre sono entrambe le cose. È chiaro che appena si ingaggia un influencer è impossibile partire subito con la conversione, perché prima il talent deve entrare in contatto col brand, deve far capire ai suoi utenti che si sta impegnando insieme a quel brand per fare qualcosa, e solo a quel punto uno è credibile ed è autentico, perché fai la DV di 15 secondi, apri il conto, non serve assolutamente a nulla. Bisogna sempre raccontare una storia. E secondo me è questo che ci differenzia un po' rispetto, magari, non dico ai competitor, ma proprio in generale a livello di advertising, perché noi quando parliamo con i talent, con gli influencer, come vogliamo chiamarli, vogliamo sempre conoscerli di persona, perché raccontare Flowy è molto complicato a chi non la conosce, perché può sembrare solo un conto, ma in realtà appunto piantiamo gli alberi, banalmente, che è la cosa forse più famosa che facciamo, la carta di legno, piantiamo gli alberi, ma facciamo anche un sacco di altre attività per il benessere personale, mentale, psicologico, fisico delle persone, dei nostri clienti, e molto spesso questo passa ovviamente in secondo piano, no? E quindi per noi è importante raccontare agli influencer quello che noi facciamo, perché entrino proprio nel nostro mondo, nel mondo Flowy, e ne rimangono quasi sempre catturati, perché si rendono conto che veramente facciamo tantissimo oltre ad avere appunto ad essere un conto di pagamento. A quel punto non siamo noi a dare il brief ai talent, agli influencer, mi spiego, non siamo noi a dirgli parola per parola quello che devono dire, perché snaturerebbe il tono di voce del talent, dell'influencer. A noi piace che loro parlino con lo tono di voce ai loro utenti. Quindi noi gli diciamo: guarda, devi farci una storia sui gruppi di spesa o sui gruppi di risparmio, ma falla come vuoi tu. L'importante è che dici che è un gruppo di spesa, che è un drop di risparmio, e che non dici che poi fa schifo di base, no? Chiaramente poi legalmente abbiamo molti vincoli, purtroppo, per fortuna, dai punti di vista, perché essendo comunque una email abbiamo delle regole da rispettare, quindi chiaramente devono dire conto di pagamento e non banca, per esempio. Ma a parte queste piccolezze, che ormai le sanno a memoria i nostri ragazzi, vanno poi in autonomia e fanno cose veramente pazzesche. Quindi il nostro essere un po' fuori dagli schemi forse è dare carta bianca completa ai talent. L'esempio più clamoroso forse è Luis. Tieni conto che con lui noi non abbiamo saputo quasi niente fino a che non ci ha consegnato i video. Carta bianca totale. Eravamo un po' in ansia, devo dire. Cioè, che è molto sui... Io lo guardo, però è molto sui generi. Esatto, puoi aspettare qualsiasi cosa. Esatto, infatti ha fatto la qualsiasi, è stato veramente pazzesco. E infatti ha funzionato. Il suo calma, 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 Flow è qui per te, è andato avanti per mesi, insomma, su YouTube, su Instagram, eccetera. E quindi è vincente questa strategia. Se il talent è coinvolto, ci crede nel progetto, poi funziona questo tipo di strategia, un po' appunto di dare carta bianca o di creare le cose insieme a loro. Cioè ci mettiamo in call con loro, li vediamo e facciamo insieme il brainstorming, quindi non è mai unilaterale, ma viene sempre da entrambe le parti, le idee, insomma, tutto quello che facciamo viene sempre sia da noi che da loro, ecco, è un misto di menti, menti creative al lavoro, sicuramente. Ah, una domanda, essendo voi, appunto, abbiamo detto, un'azienda purpose-driven, quindi spinti non solo da obiettivi di guadagno, ma anche da obiettivi, diciamo,
proprio di valoriali, che in questo caso sono la sostenibilità a 360 gradi. Ovviamente, visto che l'influencer nel momento in cui fa una campagna rappresenta la vostra azienda, deve anche, diciamo, rappresentare i vostri valori. Quindi la fase di analisi, cioè come fate, quanto dura e proprio come è strutturata una fase di analisi per capire se quell'influencer realmente condivide quei valori. Perché se io per caso vedessi domani Luis che brucia gli alberi, ora per dire, è chiaro che direi no, com'è possibile, lui non rappresenta Flow. Invece avete scelto delle persone che condividono i vostri valori, però immagino non sia stata un'analisi semplice, comunque abbia richiesto tempo e tecniche. Certo, allora lì è sia un tema di ricerca ma anche poi più banalmente un tema legale che magari ti tratto poi alla fine, perché è proprio una cosa che insomma è un po' noiosa da spiegare. Guarda, quello che noi facciamo è sicuramente fare, tanto per cominciare abbiamo un team fantastico che si occupa proprio di ricerca di mercato, si chiama Brand Tracking. Quindi loro ogni tot di tempo fanno analisi sul nostro brand, come sta andando appunto per esempio l'awareness, no? Quindi cosa pensa la gente del nostro brand, per esempio, no? Se siamo più posizionati sulla sostenibilità, sul fatto che siamo un conto di pagamento, sul fatto che piacciamo o non piacciamo. Ogni due mesi vengono fatte queste analisi proprio per aiutarci anche lì a capire su che temi andare a colpire e su quali siamo più deboli e più forti, chiaramente. A quel punto cosa facciamo? Chiaramente poi esistono un sacco di agenzie di talent, di influencer marketing, talent recruiting, eccetera, che si occupano di fornire i giusti talent in base ai tuoi obiettivi. Però è anche vero che a noi piace molto andare a cercarci noi da soli, in team, perché ci aiuta veramente poi ad andare a conoscere chiaramente molti più dati. Per esempio, nell'influencer marketing in generale, un dato fondamentale non è quanti follower ha l'influencer, ma quanto engagement ha. Ovvero, se un influencer ha 1 milione di follower, ma poi la gente non va a mettergli mi piace, non commenta, non condivide i suoi post, è un influencer che non converte, quindi vuol dire che in un futuro non potrà magari aprire conti o comunque portarci follower e via dicendo. Mentre invece avere dei talent che magari hanno anche meno follower, sono magari micro influencer, quindi non sono dei big incredibili, ma hanno alto engagement, ci porta ad andare a colpire delle nicchie di persone. Per esempio adesso stiamo esplorando il mondo degli sportivi, con le Olimpiadi, Paralimpiadi, eccetera, ci sono un sacco di profili che, avendo vinto medaglie, sono andati un po', diciamo, si sono fatti conoscere grazie a questo e hanno un engagement molto alto in questo momento queste persone, perché vai a vedere chi è, come si chiama, cosa ha fatto prima, perché ha vinto la medaglia, in cosa l'ha vinta, eccetera, no? Quindi per noi è molto importante, più che quanti follower hanno, l'engagement. Banalmente Emalloru ha un engagement del 10%, che è tantissimo, conta che la media è 2,5%. Per avere un buon engagement devi essere su quella cifra lì. Tutti i nostri talent sono ben sopra, ma anche di parecchio, e questo è fondamentale perché portare le persone ad aprire un conto è molto 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 complicato, ovviamente, e perché è un'azione... Insomma, aprire un conto vuol dire che devi dichiararlo, che devi metterci i soldi, lo devi usare, magari lo paghi anche mensilmente, e quindi insomma non è come andare a farsi il giochino insomma su YouTube, no, per dire. Nonostante voi in realtà siete stati molto bravi a fare un user experience veramente super easy, io ho il conto da voi, veramente la pubblicità, cioè, quando dicevate si apre nel tempo di un caffè, si apre nel tempo di un caffè. Sì, poi guarda, quando siamo partiti eravamo veramente pochissimi, eravamo una trentina, in un anno siamo già quasi 100, perché c'è veramente un sacco di lavoro da fare e servirebbero ancora più persone perché ce n'è sempre di più, ma insomma piano piano siamo anche migliorati moltissimo, secondo me, abbiamo corretto molti dettagli, molti bug che c'erano, che purtroppo prima, essendo anche pochi, era difficile stare dietro a tutto. Secondo me in un anno siamo veramente migliorati moltissimo, ma anche a livello di social, secondo me, come comunichiamo, perché si va anche molto spesso a testa, a prove, si fanno dei tentativi, perché non è una scienza esatta purtroppo, quindi è pieno di test, prove, anche che falliscono, bisogna dire, cioè non sempre si va poi a sfondare, diciamo, quindi sì, è tutto una questione di mettersi lì, provare cosa va meglio sicuramente. Senti, allora a questo punto io ti farei un'ultima domanda conclusiva, magari per chi è interessato
questo discorso di occuparsi di campagne di influencer marketing, quindi proprio di fare il tuo lavoro, qual è la skill che non deve essere per forza tecnica, se vuoi anche tecnica, che ti senti di consigliare per intraprendere, diciamo, una carriera come persona che gestisce i social, le campagne di influencer marketing e le campagne ADV in generale, cioè per lavorare nel tuo mondo, secondo te qual è la skill più importante? Ma allora, tieni conto che io nasco come social media manager. La questione poi dell'influencer marketing è arrivata in un secondo momento, perché mi piace, cioè ho scoperto che mi piaceva e quindi ho detto perché no, mi metto a fare anche quello. Io nasco come social media manager, e che consiste, poi in realtà dipende dalle aziende, perché molte aziende social media manager fa tutto, fa la parte anche di creazione proprio del post, dei copy, delle caption, eccetera. In Flowy invece ci sono io che insieme al mio collega Mattia chiediamo i brief per i post, quindi cosa devi postare e quando, abbiamo le colleghe grafica e copy che mettono insieme i post, no? Quindi in realtà io nasco così. Diciamo che serve molta intraprendenza sicuramente, perché a volte bisogna anche rischiare. Nel senso che non sempre scegliere magari l'influencer che in questo momento va meglio, che ha il milione di follower o che è il più figo, porta sempre dei risultati. Bisogna, secondo me, anche essere intraprendenti e andare a puntare su ragazzi un po' più piccoli, magari anche un po' più inesperti, perché possono crescere in ogni, possono fare il botto in ogni momento. Basta adesso in questo mondo, che ormai siamo anche saturi forse di, insomma, di questi social, ne nasce uno al giorno, bisogna avere la faccia tosta proprio di puntare su di loro volendo e rischiare, perché può veramente portare dei grossi benefici, ma anche rischiare in modo inconvenzionale. Per esempio con Luis non aveva mai fatto ADV, per noi era proprio un tuffo alla cieca ed è stato veramente fantastico. Adesso ci ha fatto anche degli altri video che stanno uscendo man mano, ne è appena uscito uno, insomma, da poco in advertising, uscirà anche in organico tra qualche giorno, e quindi anche abbiamo rischiato dicendo vai, ci piace, buttiamoci, e ha ripagato. E poi un'altra skill più tecnica, secondo me, è guardare sempre ai dati, fare sempre analisi prima, durante e dopo. Nel senso, se noi facciamo una campagna dobbiamo partire sempre dicendoci cosa vogliamo raggiungere, che ne so, quanti follower vogliamo guadagnare, quanti conti vogliamo aprire, quante visite al nostro sito vogliamo avere, sempre darci dei dati di massima che vogliamo raggiungere. A quel punto poi alla fine si chiama debrief, quindi si prende la campagna, si analizza, si dice ok, l'abbiamo raggiunta, vuol dire che funziona quello che abbiamo fatto, è andata male, perché è andata male, cosa abbiamo sbagliato, cosa possiamo migliorare per le prossime volte, come possiamo appunto andare a migliorare quello che abbiamo fatto adesso e cos'è che è andato male. Solo in questo modo si può poi migliorarsi e andare a fare campagne che funzionano sempre meglio, e così anche fare tanto A/B testing, quindi andare a fare magari più creatività per una campagna e capire quale funziona meglio, tirare giù le altre e lasciare solo quella, chiaramente, perché poi se su tre una va benissimo e le altre vanno male, vuol dire che quella sta funzionando. Quindi tantissima analisi e A/B testing, sicuramente. Questa è la skill un pochino più professionale, diciamo. Arianna, io ti ringrazio per aver partecipato a questa intervista e spero che possa essere utile per qualcuno che è interessato a questo mondo. Assolutamente, grazie a te Vittorio, e chiaramente se poi, insomma, avete altre domande, curiosità, eccetera, facciamo poi una parte 2. Ovvio, allora okay. Speriamo che ce ne siano. Grazie, esatto. Grazie, arrivederci. Grazie a te Vittorio, grazie. Ciao. Mille, buon lavoro. Ciao.